is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Papere, tutto bene, tutto a posto. Franco, grazie per i 4, Valentino, bentornato tra opere armate. Papere, finalmente è successo su TikTok. Shadow, grazie per i 20, Valentino. A seguito di una mia critica al governo Meloni, mi hanno dato del comunista. È successo. Non avrei mai pensato nella mia vita che qualcuno arrivasse a darmi del comunista, e invece mi hanno dato anche del comunista, e questa cosa non è tollerabile in nessuna maniera. Aming, Armi, grazie per i 7, Fabio, grazie per gli 11. Quindi ora direi che abbiamo assolutamente completato il cerchio al 100%, perché non ho più appellativi che mi mancano al momento. Tulena, grazie per 17, Martina, 29 per armate. Direi che non abbiamo più appellativi che mi mancano. Al momento li ho tutti, quindi direi che ce l'abbiamo fatta. Il cerchio è completo. L'apocalisse inizierà a breve. Ho sbloccato tutti gli achievement, esattamente. Non appena i pianeti saranno allineati, l'apocalisse potrà cominciare senza intoppo alcuno.
Buonasera Dio Papera, con la sua benedizione ho superato l'esame teorico della patente con un errore, ti devo solo che ringraziare Dio Papera. Oh, grazie mille, Martino, sono molto contento, Martino, sono contento. Allora, stasera abbiamo la serata... Tra altre cose, Papera, parliamo di cose serie. Allora, fatemi un attimo vedere, perché qua noi stiamo andando, ma... Pasqua è domenica, Pasquetta è lunedì. Qua ci dobbiamo regolare un attimo. Anto, grazie per il 18, Martino. Le vacanze pasquali a voi? Perché so che molti di voi vanno ancora a scuola. Le vacanze pasquali a voi quanto durano? Di quanto sono? Non mi ricordo neanche più. Dal 6 all'11. Solo 5 giorni? Solo 5 giorni di vacanze pasquali? Dal 6 al 12. Perché il 12? Martedì 1, che cazzo c'è? Io 6-16, vabbè, comunque insomma diciamo dal 6, quindi da 3 giorni, insomma una settimanina, più o meno una settimanina di vacanze pasquali, più o meno una settimanina, insomma, non mi ricordavo neanche fosse solo una settimana, proprio un vuoto, talmente tanti anni che non vado a scuola che mi ricordo quelle invernali di Natale dal 23-24 al 7, però quelle pasquali, grazie per i 13 mattino, è tornato alle proprie armate. Non mi ricordavo assolutamente che quelle pasquali durassero solo una settimana, quindi adesso ci regoliamo anche per le vacanze, vi terrò aggiornati su Instagram, se non farò le live un giorno o un altro giorno, così, lo so, a Natale è meglio, lo so, a Natale tanta robina, quindi... Allora, Papere, direi che possiamo iniziare tranquillamente il nostro Reddit del lunedì. E alla sera... questo video, tra l'altro, vabbè, questo video volevo anche vederlo, quindi ci sta lo stesso. Come farsi degli amici, come scaricare Genshin Impact, come disinstallare Genshin Impact, come piacere alle persone, quanti amici ha una persona normale? Ma guarda, dall'una alle due, massimo, dopo troppo, dopo... Lore Ciccio, grazie per l'anno, Palatino, dopo troppo, cioè, dopo... Ultra, grazie per i 7, Palatino, bentrovato per Armate, do più di 2-3 amici, troppo impegno, ragazzi, dai, troppo sbatto. Troppo impegno, cioè che voglia, che cazzo! Sta cominciando ad arrivare l'estate e io patirò il caldo. Fortuna che ho il pinguino, quindi... Me stesso conta, sì. Sì, quello è il mio creatore. Ti starei chiedendo com'è finito in questa situazione. Beh, sarà probabilmente il risultato di anni di rigetto del genere umano, di amicizie che si allontanano senza motivo, o di una sedia che non gli permette neanche di dormire. Ma non diciamo cavolate! Andrea, la soluzione... Volevo dirti che ho scritto parola per parola del tuo discorso in inglese alla ragazza che mi piace. Niente, alla fine me l'ha data. Quindi che dire? Parla in inglese più spesso. È solo far parte. Bene, Pazzatino, tromba! Internet è il posto migliore per fare nuove amicizie, trovare facilmente persone che condividono le proprie passioni, le proprie stranezze, le proprie ossessioni. Oramai è così facile connettersi con coloro che sono simili a noi da non dover più forzare amicizie con i tuoi compagni di classe che hanno la stessa personalità di un fermacarte. Con tutto il rispetto per i fermacarte che sono veramente di compagnia. A parte il fatto che le amicizie di classe mantenerle è praticamente impossibile. Cioè, io sinceramente di tutti i miei compagni delle elementari, medie e superiori non mi sento più con nessuno. Cioè, non ho neanche idea che fine abbiano fatto. Giusto uno o due massimo. Il resto io non ho più idea di che cazzo di fine che fa. Perché, cioè, i primi anni, una volta finita la scuola, i primi anni, ancora ogni tanto organizzavamo delle pizzate per sentire come stavamo. Ma dopo 4-5 anni, nessuno si sa più un cazzo di niente, quindi... Noi sfortunatamente contiamo i nostri amici sulle dita di una mano. Ma grazie a voi e al nostro magico rapporto parasociale possiamo connetterci sul nostro unico ed incredibile server Discord. Non c'è niente di meglio di un server Discord per fare nuove amicizie Che c'è? Convinto di cosa? Davvero, che c'è? Ah, forse questo è il momento in cui devo dire qualcosa di opposto a quello che ho appena detto. È già arrivato quel momento del video? Certo che sì! Perché su Discord ci sono server meravigliosi. La tavola a due gatti. Io sì, ma ci sono anche community che forse... dico forse... Il memoriale di mio figlio. What the fuck? Cosa? Ui, forse questo non lo potrei proprio dire. E lampade. Sì. No, lampade.
Davvero lampada. Ed oggi con voi voglio fare proprio bello questo lampada. Andremo a trovare tutte queste community, tutti quei server Discord che Dio santo, ma perché? Ma non potevo esplorare questo lato di Discord da sola. Avevo bisogno di qualcuno che condividesse con me la pena. Perciò iscrivetevi al canale, maledizione, perché sto proprio parlando di Cristo, ladies and gentlemen. Questo video è mio, me l'hai rubato. E secondo te perché ti ho invitato? Così c'ho anche la scusa da paraculo perché sto facendo Grand War, grazie per essere venuto su Discord. Cristo, oggi tu sei qui perché io voglio esplorare con te il mondo dei server strani di ma la vita del sud. Discord. Ah, parli tipo di questo server che mi hai fatto trovare dove la gente si riunisce per fare sesso via chat? Come? Siamo malissimo. Per trovare server Discord strani sono andata su un sito che si chiama Disboard, che è praticamente Disboard, già però è un nome che è un programma, un raccoglitore di server dove puoi filtrarli o fare ricerche tramite parole chiave. Puoi anche filtrarlo per trovare la cantina di Obama. Obama Basement, il basamento di Obama, sarà il nuovo gioco horror che farò dopo Resident Evil, il basamento di Obama. Sedia. Sì. Solo che ho trovato Obama Army, l'armata di Obama. L'armata di Obama, che cos'è? Comunque questa cosa non è normale. Nel video con Poldo abbiamo trovato la stessa cosa ma di due cose diverse. Questa cosa non può succedere di nuovo. È successa la stessa cosa. Su Discord poi non sapevo come cercare le cose, quindi ho cominciato a mettere parole a caso, tra cui anche il tuo nome. Non ho trovato il tuo server. Ho trovato però Jesus es el señor. La comunità spagnola dedicata a Gesù Cristo della Bibbia. C'è come tag cristianismo. Cristianismo. La Bibbia. Parag. La Bibbia. La Bibbia. La quera che quiera aprender sobre il cristianesimo della Bibbia. La Bibbia. Qualcuno può creare un server Discord dove si fanno le messe? Invitatemi se lo fate. Club Mica è un server Discord inglese dove le persone si riuniscono per fare sesso. Yuri, grazie per l'anno, paratino. Su VR chat. Ma che tristezza, le persone si riuniscono per fare sesso in VR su VR chat. Ma scusa, ma vai a mignotte, scusami. Grazie per l'anno insieme, Yuri, paratino, grazie mille. Ma che tristezza, ma vai a zoccole, non vai prima, scusami, eh. È pieno, sono pieni, è pieno il mondo di mignotte. Ma vai a mignotte, scusami. Normalissimo. Server di VR chat. Oh! Ragazzi, se volete giocare a VR chat, vi consiglio Club. Ma non avranno i soldi, ma quanto costerà? Dai, ma costerà 20 euro. Cioè, voglio dire, non hanno 20 euro da spendere per andare a zoccole, scusami. Mica, perché... Ma no, ma non spammare il server. Oh mio Dio, guarda questi messaggi. Sto cercando qualcuno che fa roleplay online su VR chat. Contattatemi se avete bisogno. Qualche ragazza vuole fare roleplay online? Oh no, no. Quindi immagino che saranno tutti uomini che cercano disperati una femmina con cui interagire. Perché Irons, grazie per i 16 mattino. Perché più o meno immagino questo server saranno così: 99% di piselli che cercano disperati una vagina con cui interagire. Elon Cree, grazie per i 3. Guarda, io rimango nel mio server di gamer cattolico. Pensavo ti riferissi al tuo. Beh, ovviamente gamer cattolico, l'unico server dove se giochi a Call of Duty non ammazzi gli avversari, porgi l'altra guardia. Nel mio solo gamer cattolici, certo. Ma lo sai, Sedia, che Lion ha un server Discord ancora attivo? Ma questo link... Scusate, però mi potete togliere una curiosità? Lion ha un... Scusate, ma Lion si chiama così per la merendina? Cioè, Lion si chiama così per lo snack? No, perché ho sempre avuto questa domanda, ho sempre avuto questa curiosità. Però è uguale. Il problema è che è uguale. Ragazzi, scusatemi. Hello there. Non è per cattiveria, però... nel senso... Ma va a cagare, va là. Dio Cristoforo. Nel senso, cioè... voglio dire... Non, Thomas, grazie per i 9, Palatino, ben trovato per armate, grazie mille per i 9, la risab. Cioè, ragazzi, è uguale, scusate. E no, me lo sono sempre chiesto, ma Lion si chiama Lion per lo snack? Perché... me lo sono sempre domandato, era una curiosità mia, perché tale e quale, quindi voglio dire...
server Discord ancora attivo, ma questo link non funziona da tipo 2 anni. Ma io, con i miei superpoteri, ho il link del server Discord più grande d'Italia, il VGF, con 120.000 membri, ed è tutto vuoto. Ma come? Io ho diverse domande, ma capisco a questo punto perché è stato creato Welcome to Calabria. Welcome to Calabria. Pizzo Calabro in Paradise City. Com'è avere una... Come faccio la sub con Prime? Se hai Prime, clicchi sulla stellina abbona, ti dovrebbe comparire in automatico. Se no devi collegare Prime a Twitch sul sito di Prime. Community vera e grande su Discord, perché immagino che abbia i suoi alti e bassi. Inapo, grazie per i 4, malatino! Avere un server Discord è traumatico, ragazzi, dovete sapere questa cosa. È come essere tipo il cassiere di un McDonald's, no? Hai a che fare con la gente peggiore del mondo. Io lo so che il tuo server Discord è molto importante, ma non sarà mai influente come la gay science. Cos'è la gay science? Cos'è la gay science class? Io sono Bobo, grazie per i 9, malatino. Perché specificatamente gay? Ma io non lo capisco. Che poi c'è scritto it's run by my friends, maybe even more than friends. Secondo me è un server carino, pieno di... Sarebbe da esplorare. Perché è pieno di bolognesi? Sempre che perché è pieno di bolognese? Tu non abbia voglia di mangiare feti. Il cu... Ma che schifo, ma che cazzo? Culto dei mangiatori di feti. Ma che schifo, ma cos'è sta roba? Ma Leonardo, grazie per 18, Maratino, grazie mille. Ma che cazzo? Esatto. Ah, no, scusa, perché ma io vorrei capire, schifo? Cioè, vorrei capire. Foca, grazie per l'anno, Maratina. Devi... Allora, secondo me c'è una guida su Wikiao, devo andare a trovare. Sì, è probabile Wikiao, probabilmente te lo dirà. Vabbè, non ti preoccupare, perché se hai dei problemi c'è sempre la tua imam. Io avrei bisogno di questo server Discord, purtroppo. Ma che poi c'è scritto prendo 5 dollari per chattare. Ma è economica. No, come no? 5 dollari per chattare. Io continuo a ripetere e sottoscrivere. Cioè, ne aggiungi altri 15 e vai a mignotte. Io continuo a dire, non è per volere proprio essere puntiglioso e insistere su questa cosa qui, però... Questo è un altro server Discord più che strano. È un server Discord con un significato strano. Perché questo server è una community di persone che si considerano già morte. Infatti si chiama la Z Generation Server Community. L'Afterlife. Viola, grazie per la sabbatina. Devo smettere di accadirmi sulla Z Generation e la loro depressione esistenziale, perché vabbè. Sono persone che si credono nel mondo dei morti e quindi sono nell'afterlife. Ma sai che esiste una patologia mentale per la quale credi di essere già morto? Comunque siamo partiti dalla cantina di... Non inneggiare alla prostituzione. Come no? Ma stai scherzando? È sacra la prostituzione. Io la legalizzerei subito se fossi il premier italiano. Subito! Tutte le zoccole regolamentate! Troie a norma di legge! Partita IVA! Puttane tutte in casa che pagano le tasse! Dai, cazzo! Divorzi aumentati del 400% in tutta Italia! No, guarda che ci starebbe come norma, eh. Sai quanti soldi fa? Sai quanti soldi fa lo Stato se legalizza la prostituzione? Sai quanti soldi? Oh, raga, non per dire, però anche la Meloni ha dovuto ammettere che metà dei progetti che sta organizzando non sono fattibili, Quindi, perché non ha di soldi? Dobbiamo fare soldi, ragazzi! Dobbiamo fare i soldi! E qual è il miglior modo? Scusa, è sicuro, non ha effetti collaterali. Ci saranno molte mogli, ma anche mariti in realtà, secondo me, incazzati per questa cosa. Ma sti cazzi, voglio dire, quindi... Cioè, hai idea di quanti soldini ci fa, quanti soldini facciamo? Noi, grazie per i 2, palatino, scusami, Nel frattempo esco, perché onestamente mi fanno un po' paura queste persone. Ma mai come il Ku Klux Klan. La foto profilo, così però. Così avrebbero delle entrate in più. No, non si paga con Prime, però puoi pagare con Satispay.
e c'è scritto join if you're cool. Ma con Obama? Ma non ho capito, perché poi il Ku Klux Klan è di categoria fan, memes, chat e Obama. Sì, però ho capito neanche. Questo server Discord si proclama come un laboratorio di metanfetamina. Samuele, grazie per il 7, mi fa abbastanza ridere perché tutti gli utenti di questo server Discord sembrano sottoinfatti di metanfetamina, perché mandano le peggio merda. Io sono entrato e mi hanno messo subito rank youtuber e adesso mi ha spaventato tantissimo. Cosa? Io non li conosco, non ci ho mai parlato, rank youtuber. Io invece mi sono riservato un ultimo server Discord che probabilmente potresti avere già visto, perché conosco le tue attitudini, che è Piedi Succosi. Vabbè, questo è ovvio. Figurati se non c'era un server di piedi su Discord. Ma era implicito, proprio palese. Anzi, secondo me ce ne saranno una cinquantina di server di piedi. Cioè, hai ragione, però. Aspetta, piede, gamba, sto leggendo bene. E dicono anche trade con quelle emoji. Questi qua fanno no! Tipo il trade del pillo. Sì, ma poi dice anche make friends. Vabbè, vabbè, tranquillamente, immagino comunque non è che vuoi scambiare queste cose con qualcuno che non conosci. Slave and owner system. Slave and owner system a me preoccupa un po', io te lo dico. A me preoccupa un po', però, detto così, scritto così, cioè... No. Schiavi e proprietari. Questa cosa. Welcome to 1794. Cioè. Già, mi ha appena traumatizzato. Che ne pensi se entrassimo? Fede, grazie per il 7, Valentino. Dato che sei l'ospite di questo video, a questo punto scegli. Ah, pure... visto che sono l'ospite, già mi porti dentro ste cose. Poi devo pure sì. Scegliere. Io, per esempio, mi sono fatto un profilo che si chiama La sedia a tre gambe. Giusto per non dare nell'occhio. Non dare assolutamente questo. Nell'occhio. Chissà qual è la terza gamba, vecchio. Troione. Benvenuto nell'Obama Army, però questo è spagnolo. Ma perché è spagnolo? Perché si chiama Obama se è spagnolo? Mascotas. È il forestero! Dove ci sono solo foto di gatti. Ci sono anche le presentazioni, tra l'altro. Leggiamo una presentazione in spagnolo. Ciao, sono... Boh. Ciao, sono... Sono, a me gustan los dos, los perros y los gatos son buenos. Ah, ha detto che i cani e i gatti sono buoni. Sì, appunto. Va bene, io direi di provare un altro server. Sì, a questo dai. Punto. Gamer cattolico. Benissimo, siamo dei gamer cattolici ufficialmente adesso. Siamo dei gamer cattolici. Peregrinos. Benvenido a la sedia a tre gambe. Ma che cazzo? Oh mio Dio. Ma che è sta roba? Penso sia una promozione di un server Discord solo cattolico. Non ti senti già più cattolico? Sto pregando. Ah sì, perché pregavi? Io sentirmi solo più cattolico, ho già preso in mano le fiaccole e la spada e mi è venuta la voglia incredibile di riconquistare Gerusalemme. Ah, scusa. Ok, sedia, io... Questi cattolici, questi cattolici New Age, queste pussy New Age che sono qui e pregano tutto il giorno. E chi la conquista Gerusalemme? Oh, onestamente ho un gran bisogno di sentirmi un vergine sfigato. Vai su imam. No, no. Ma guarda. Bro, click for waifu. Click for waifu. Oh mio Dio. Click for cat girls. Che crenona. Waifu land. Waifu island. No, cat girls. No, basta. No. Ma guarda sti server. 170.000 membri! Ma che schifo! Ma in che senso? Membri nel senso... 170.000 cazzi? 170.000 membri? O membri nel senso utenti? Perché potrebbe valere per entrambe le cose! Ma che schifo! Io non pensavo saremmo arrivati a questo punto! Ma io pensavo fossero molto di più, a dire il vero, di 170.000. Dio mio! Ho trovato un server di Discord che è stato bombato adesso. Looking for a mom sister figure. No! No, 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 basta, non ce la faccio più a vedere sta roba! Basta, basta, no, no. Va bene così! Basta, non ne posso vedere. Questa cosa è poesia, è pura epicità, ma tanto immaginavo che su Discord si trovassero le cose più disparate. Procediamo con il Reddit.
Ты нашла, конечно, мне чем удивить. Questo tatuaggio avrà il surplus di pagamento, secondo me, però, punti di vista. Hello there. Ma cos'è? Simo, grazie per gli 8, Martino! Ma cos'è sta roba? È la stessa cosa che io faccio con Naomi, tra l'altro. Lo faccio anch'io con Naomi, tale quale. Comincio a sniffarla violentemente addosso e lei comincia tipo a infastidirsi, io continuo. Tanto sono più grosso io, quindi me ne sbatto. L'ateismo che lascia il mio corpo quando l'aereo inizia ad avere turbolenze. In realtà, quando l'unica volta che sono stato su un aereo con turbolenze... mi sono fatto delle grasse risate. Il problema è che la tizia dietro di me si era incazzata perché stavo tornando da Santo Domingo in aereo e praticamente stavamo sorvolando il triangolo delle Bermuda. Ma seriamente, non è uno scherzo. Eravamo sull'aereo sopra il triangolo delle Bermuda e l'aereo cominciava a far così. Ha cominciato a ballare così l'aereo. Allora c'era la tizia dietro di me che cominciava a fare ah! 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 Io sono scoppiato a ridere, ma fortissimo, fortissimo. Lo so, per chi non l'avesse già sentito sta storia, sono scoppiato a ridere fortissimo. Tutta la gente mi guardava, tutta la gente ha cominciato a ridere. Ma tipo dietro di me mi fa, che cazzo ride? Ma mi faceva ridere che urlava come una matta, mi faceva troppo ridere. È stata una scena epica, epica. E mi ha fatto ridere perché poi l'intera aereo ha cominciato a ridere. Schizzo di ragazza sconosciuta è schizzo. La sua opera più famosa è Navigazione in incognito. Schizzo è la parola giusta, è esattamente. Stavo per dirlo io, esattamente. Pet memes? Non preoccuparti, non morde. È crollata la porta! Yeah, yeah. Meno male che non morde. Oh. No, you fucking die, perché? No, 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 no. No, 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 bellissimo, bellissimo che ha sfondato la porta. Che problemi ha quel cane? Ah, lui e il padrone avranno tanti problemi, quindi... Ma sì, sì? Sì, l'ho visto che adesso frena! Ma la madonna! Ma la madonna! Sì, ho capito, ma minchia! Ha svitato la portiera. Questo è quello che accade più o meno quando accompagni tua nonna a casa in auto. È la stessa cosa che succede quando accompagni tua nonna a casa e lei chiude la portiera con una forza tale che riesce a sfondare tutti i meccanismi interni. Perché non so come sia possibile, tua nonna ha la forza di un criceto, ma quando deve chiudere una portiera è in grado di sfondartela in più punti. Quindi i misteri delle anziane. Aspetta, fammelo vedere bene. Hello! Ma signora, ma dai, ma cosa si fa? Un tacchino! Oh, vai! Okay. Ma la faccia, scusami, la faccia! Ah!
mica che... Mica che posso... Vedi? La madonna! Miau miau. Oh no! Qui si è cagato col mio miau, si è cagato addosso. Questo è stato l'urlo più femminile, l'urlo meno mascolino della storia dell'uomo. Mi ha anche sfondato i timpani, tra l'altro. Un urlo fortissimo, 7400 decibel, una frequenza 8 miliardi di hertz. Yo, what the fuck? Why? I cannot stand you! Bellissimo. Bellissimo. Nasce, cresce, ignora. What? Datore di lavoro, quali sono i suoi punti di forza? Io mi innamoro facilmente. Quali sono i punti deboli? Quei tuoi occhi verdi. Che strozzata. Andrea, ecco il tuo sogno. Il mio sogno. Ah, tutto automatico? Vediamo un po' se è efficiente, però. Ma troppo veloce, la madonna! No, vabbè, ma che schifo, ma... Ma che schifo! Vabbè, ma dai, ma che schifo! Ma un po' d'acqua, non c'è un po' d'acqua da bere? Un goccino d'acqua! Ma veramente, ma neanche il tempo di masticare, cazzo! Ma un goccino d'acqua! Ma come ha fatto, scusami? Ma come ha fatto, scusami? Cioè, neanche Sasha Grey, cioè... Come ha fatto? Cioè, che cazzo... È allenato, è noto, perché, cioè, voglio dire, avrà fatto tanta esperienza in altri ambiti, perché, cioè, voglio dire, è stato fin troppo facile per lui, voglio dire, quindi, cioè, Fraxley, grazie per gli 11 mattino, sì, a parte che digerisce tra 6 anni, visto che ha ingoiato tutto in tempo. È detta così orribile, però ha ingoiato tutto senza masticare, quindi il marito sarà contento, può essere, probabilmente sì, penso di sì. Sono una parola per questa gente vergogna. Ma che cosa? Vai alla Madonna! Vergogna! Dai, non traumatizzate i vecchietti di paese, che già quelli hanno un sacco di problemi dopo. Grazie mille, Fraxlin, per gli 11 palatino. Grazie mille per il risub. Giuseppe, vedi che io mi sto andando a lavare i capelli, eh? Mi raccomando, a te non ti mangia niente, eh? Va bene. Esatto. E sopra stanno le patatine. Mamma! Che c'è? Che c'è? Verissimo. Verissimo, per non far rumore. Apri. Ghilo, grazie per il raffreddamento. No? Grazie per il risalto. Ma non è che di muerto tu bagnoni oggi, eh? Un dolcetto e sono a posto. Giuseppe, che stai facendo? Giuseppe? Apri la bocca.
Sì, apri la bocca, ma non gli muore. Filuz, grazie per i 14 mesi di risappa, Latino, grazie mille. Che c'è? Ma l'alluminio si butta con la plastica? No, com'è? Non ti permetti, niente. E allora devo cagare differenziato. Che poi tra l'altro io ci ho avuto un compagno di classe alle medie che per non far sgamare i bigliettini alla prof se l'è mangiati, si è ingoiato i bigliettini. Io spero non si sia fatto, io spero che, cioè, spero li abbia digeriti bene perché si è ingoiato i bigliettini. No, è carta sporca, 1-2 piena di inchiostro. L'inchiostro non è che si digerisce benissimo, io te lo dico, quindi cioè avrà cagato un intero scompartimento delle Bic, perché però contento lui. A sto punto, C9, grazie mille Luke per il risap, Latino, bentornato. A sto punto. Italia, la classifica delle città italiane per numero di parolacce giornaliere. Credo che comunque il Venezia, perfetto. Perfetto, Venezia al primo posto. Poi c'è Brescia, Padova, Genova, Messina, Milano quinta. Pensavo fosse in top 3 Milano. Firenze, Palermo e Torino a pari merito sesti. Roma, Trieste ottavi. Modena settima. Modena? Una città così piccolina, così Modena, va bene. Oh. Catania, Bologna, Bari, Parma, Verona, Napoli 6, Taranto 5. Oh, pensavo fossimo... Come non c'è Bologna qua? 6. Uso medio di imprecazioni al giorno nel paese, circa 6. Però dipende, secondo me, imprecazioni... Cosa si intende esattamente? Perché le imprecazioni possono voler dire tante cose diverse, quindi... Dipende cosa intendi con imprecazioni, perché è chiaro che se parliamo di bestemmie, il Veneto e la Toscana vincono a mani basse, però... No, sei pazza! Penso sarebbe venuto un infarto, ma pesantemente, a chiunque. Penso che una persona potrebbe anche fermarsi il cuore a vedere una roba del genere, ma tantissimo. L'abbiamo visto, è quello che prende la piastra. Ponte scendale. Sì, l'abbiamo visto questo qui. Assi skill. What? No. Run. Bring that skill now. Run. E beh, da genitore ci si deve anche adattare bene o male ai problemi che si avranno con la prole, quindi... Bellissimo. Baby cute love, what? Ma cosa cazzo sta guardando? Sai il bambino a rivedere il video quando sarà adulto. Credo di aver trovato qualcosa da fare se avrò un figlio in futuro. Credo che avrò trovato un passatempo da fare in casa col mio futuro figlio. Ora devo fare un figlio solo per questo, ovvio. Ma sai quanti catturoni vorrei fare a mio figlio? Tantissime, con Nobi che si incazza. Ogni volta che le faccio vedere un video buffo fa: tu non lo farai mai con nostro figlio! Io sì, certo, credici. Ah, fai un figlio e aspetta, ma fammi andare a abitare almeno. Ragazzi, altro giro, altre palazzine, altre vendita, sempre a mezza manica. E per voi, buongiorno pescheria, acciarella bella, vi faccio pure una finestrocca stamattina. Ma non ho capito, scusami, è un ubriaco, un pazzo, un tiktoker o uno che vende prodotti? Zenox, grazie per gli 11, Valentino. Con affetto e con amore.
è arrivato il gigiolone. Ma chi è questo? Con affetto e simpatia. Lo prendi in culo e vai via? Giorno pescheria. Vende il pesce. Ah, si vende così il pesce? Si vende così il pesce? No. Ah, zia! Ecco bello rada fresca che arriva stamattina! Oh, Maruzziel e Giuginiel! Assaggia tuo Maruzziel! Ma no, a Napoli no! Cioè, no, a Napoli non si vende il pesce così, non dire cagate! Giuginiel stamattina! E che tengo stamattina? E corate che tengo, amore mio! Voglio vedere il doppiaggio, cosa viene fuori più che altro! Vaggio a buttare il bomboniere! Ti può mettere in no, a Napoli c'è il mercato del pesce. Sì, vabbè, in alcuni punti, ma pochi. Sì, non ti preoccupare. Non è che nel, di base, come base nella media standard a Napoli per le vie, la gente urla ad avere delle orate fresche. Ci saranno i mercati. Cioè. A buon prezzo, San. Babbo, vita mia! Orsi Ubaldi Giovani, nuova tappa, plurime edificazioni, plurime transazioni, già sempre con mestiere o manica privato. Good morning, ti capesco vendita! Sono la sinuosa zia! Vi delizierò con un virtuoso componimento rimato! Con sentimento premuroso ed amoroso! Ecco a voi Luigi il Pescoso! Con impulso affetto simpatico! Good morning, bottega di vertebrato acquatico! Ecco Massimo, la zia! Che beltà di oratico pescato Massimo. Che posseggo stamane! Il mollusco marino di Luigino! Degustate la giginica escrescenza lumacoforme che ha approvvigionamento! Dispongo di attraenti orate, miei amorosi clienti! Da esporre come casalingo ornamento! Son bomboniere d'acquaccia provenienza! Le potete locare nelle stanze da notte! Discendete, accorrete! Accorrete senza indugio alcuno, il prezzo è già più che concorrenziale! Già ok? It's my land! It's now... And it's now or never, I'm gonna live forever. il bro è Miley Cyrus. Ma che cazzo, ma questi cani, ma... Io sono sempre più convinto che questi cani, l'unico motivo per cui la gente li compra è perché li vuole sentire far così in casa. Cioè, penso che non ci sia altro motivo per comprare questo cane se non per sentire che fa quei vesti versi in casa, filmarlo, metterlo su TikTok e ridere. Perché non mi spiego quale altro potrebbe essere il motivo per comprarsi un coso che fa quel casino lì. Cioè, no. Mi è salita la pasta, non me ne capacito, cioè... Il fuego che arde tu. Yeah. Com'è il latte in polvere? È buono, è di ottima fattura, tagliato. Ecco un'altra cosa che devo tenere in mente da fare con il mio futuro figlio. Devo cercarne un'altra. Ho tante, me li salvo tutti mentalmente questi video da fare in futuro con i miei figli. What you making? Oh, is this like a little feller? Oh, he's a happy little fella. No, non è he's a happy little fella, zio. È una delle cose più inquietanti che io abbia mai visto. Cioè, non c'è nulla di allegro o divertente in questa torta. Caspro, grazie per i due panatino, grazie mille per il risub. Bentornato tra per armate. È una cosa inquietantissima. Cioè, proprio inquietante. Oh, Dio, trombone. Nice. Oh, he was on top of the pole. Che okay, bello, poi con sotto i mirtilli, che bello, that's, sì. That's fun. Bellissimo, sembra Ciara, sembra che hai letteralmente fatto una torta che è Ciara, tale e quale, proprio preciso. I like these vibes, bro. Why you lifting up his lip? Oh, he's got teeth, okay, okay. Abbassa il volume, cool. Perché è alto. Mi sembra così alto. Bro's just smiling, he's having a good day. Ha una torta, di Halloween. Extra big smile for my man. Bravo, fagli un like... bravo, fai un tampone nasale alle torte, che non si sa mai che le torte abbiano il Covid al giorno like d'oggi. Oh, what is that, like a little freckle or something? Like a dimple? Oh, he's cute, bro. Got some button eyes. Beh. Oh, bro's just here to spread some positivity and happiness. I'm all up. What is that? Per Halloween ci può stare.
come torta ci potrebbe anche stare per Halloween, quindi voglio dire. Sì, sì, è una torta carina per Halloween, sì, sì, sì. She was happy. Quando lei ha avuto una giornata dura e tu hai pulito tutta la casa per farla sorridere. Oh, I'm so glad you like... Cos'è questa inversione dei ruoli? Scusate, qua non... Okay, I cleaned his feet. Did you do the thing? What? No. No. Zio, però, la base, zio, la base, cioè, voglio dire, è la base. Lo sai che noi uomini non sistemiamo, noi uomini quando c'è del casino prendiamo e spostiamo tutto in un'altra stanza, la stanza che non usiamo. Noi non sistemiamo mai niente, cioè, anche il mio armadio, se lo apri, è un bordello, se apri il mio armadio, cioè, c'è più casino di, voglio dire, di un paese in cui esplosa una bomba H sopra, cioè, voglio dire, è una catasta, un ammasso di vestiti, di roba, tutta incasinata, maglie pallottolate, c'è anche roba sporca e pulita, tutto insieme lì dentro, tanto comunque la fragranza di calzino usato è sempre buona, quindi, voglio dire, cioè, dovevi chiudere meglio molto più precisamente. Cioè, se no poi ti scopre normale. Esci l'armadio. Ma in realtà non è che ci sia. Non è che ci sia. È puro casino, ma. È nient'altro che puro casino. Pura entropia. Il cocktail. Sì, c'è un ecosistema a parte l'idea. It's all kitchen thing. Piano, non ho capito un cazzo, stai calmo. It's time! Fruit salad! Vodka? Tequila? Ok. Let's go together. I got box wine. Cos'è, cos'è sto casino? Che cazzo? Cos'è sto... Box on this side, ok? Coconut rum. Everclear. Got another Everclear. Woo! Got a vodka! Ma nel lavandino stai facendo questa cosa? Woo! Silver rum! Woo! Got another rum! Got my peach snaps. Got another peach snap. Got a triple sec just to make it right. Got a vodka to just help bring them home. Ma chi la beve quella roba? Cioè, o in casa stanno per arrivare due o tre veneti e forse quella roba lì per due o tre veneti basta. Vodka. Però non capisco. My house is always water. Okay, so this is a wine punch, guys. The wine is still going. You know what I mean? We got a cherry soda there. White claws, guys. For those of you who like. And there you have it, home boy, the whole kitchen sink. Sì, ho capito, ma... juice, okay? Sì, ma cosa serve? Scusami, cioè, chi cazzo ce la beve che la roba lì? Non ho capito. Cioè, scusami, ma che schifo. A parte che il lavandino, che schifo. Cioè, credo che sia una delle cose più antigeniche, voglio dire, nel lavandino cioè, sarà la sangria al colera, perché... Ma scusa, ma che cazzo... Week old. Trovare una ragazza lettrice con un ragazzo videogiocatore. ci sta, assolutamente. Ricordati solo, però, che il regolamento prevede che se hai la ragazza lettrice a fianco a te, ogni tanto dagli una pacca sotto la mano per fargli volare il libro per terra. Questa è la regola di base, mi raccomando, perché nonostante tutto devi comunque continuare a dimostrare di essere tu il maschio alfa, quindi non ti dimenticare questa piccola peculiarità. Il bro sta combattendo... Che coglione. È la stessa cosa che succede più o meno quando sei interrogato alla lavagna, che la professoressa ti fa domande e c'hai l'amico di fronte che ti guarda e comincia a fare. È la stessa cosa più o meno. I'm thirsty. Sono triste. Your cat. Sì. Chi l'hai detto? Cazzi tu. I'm hungry. Sono un... I'm tired. Sono tirato. I'm great. Sono great. I'm angry. Sono di angry. Che strozzata. Questo non l'ho capita. I'm boring. Sto venendo. Spiegatemela. I'm boring anch'io. Ah, I'm boring. I'm boring. Un neon si fulminao. Il neon si è fulminato. Che stronzata.
What? La tecnica di mio figlio per muovere... Innovativo? Ma cos'è Vanilla Culla? Ah, così solo per... Ah, così! Solo per menare il fratello? Beh, ci sta. Lo capisco a pieno. Lo capisco a pieno, assolutamente. Sì. Questa è una delle cose che fai quando t'annoi in classe, che cominci a fare così. E vedi le cose che si spostano, si muovono. Assolutamente. È una di quelle cose che fai. Io quando sei in classe che t'annoio, tipo in spiaggia, quando sei sul lettino, cominci a fare così. E vedi i monti che si spostano, vedi il cielo che si sposta, metti il dito davanti a un punto, chiudi l'occhio e fai così. Perché vuoi che il dito rimanga... Vuoi che il dito rimanga esattamente in quel punto. Zio, che no, che schifo. Fatti crescere la barba, mio Dio, stai malissimo. Sei tornato bebè. Ci sono, no, non tutti, però ci sono quegli uomini che se si fanno la barba perdono tipo 15 anni d'età o tornano, cioè sembrano dei bebè. È una cosa incredibile, cioè, non a tutti, ma ci sono quegli uomini che senza barba sembrano dei bebè e quindi se la devono tenere per mantenere un attimo più di adultezza. A te succede? Sì, anch'io sembro più giovane senza barba, sì. Oh. Sei la città più bella del mondo e vuoi mangiare in una trattoria diversa dal solito. Ma scusa, perché sei per strada con una padella e hai delle polpette? E ma te la faccio vedere io. Siamo dalla trattoria Scognizia al Vomero e partiamo subito con un botto di antipasti, peperone imbuttunato, carciofoli pieno di salsiccia e lardo, baccalà fritto con crema di ceci, di zucchero e vino di ricotta e questa palla di patate ripiena di salsiccia in crosta di nocciole. Cioè, capito, ma mi viene un infarto, cioè mi viene un'ostruzione del cardiopolmonare a mangiare sta roba. Cioè, mi esplode la coronaria se mangio tutta sta roba qui. Sai dire qual è stato più buono, se baccalà, il carciofo o il peperone? Di sicuro vi so dire che la palla di patate non mi ha convinto proprio. Continuiamo con i primi. Per me è una genovese, una nerano per cinque. Ah, questo era l'antipava. Va bene, va bene. Giorgione approve. Questa era antipasto. Ma Giorgione approva. Cillo è un primo di mare per Giovanni che viene servito con questo vaso per mettere le scorze all'interno, cioè i gusci. Ma fermiamoci tutti un attimo su questa genovese che era da paura, talmente buona e carica che l'ho dovuto accompagnare con mezzo chilo di pane. E un bicchierino di vino per affrontare la prova finale, la scarpetta. E dopo aver ordinato il secondo arriva il cameriere che ci porta questa bavetta, perché adesso il gioco si fa duro. Arriva la tiana servita sul fuocherello in modo che il ragù all'interno continui a pippiare. Sì, ma cosa c'è dentro? Polpetta, salsiccia, tracchia, braciola. Scarpetta di riscaldamento. Madonna mia. Ma che cazzo, ma zio, ma cioè, vai qua, devi andarci in 14 per mangiare tutta sta roba. Io già con gli antipasti ero pieno, cioè. Poi ci si fionda su questi pezzi di carne che ormai erano diventati burro talmente che avevano cotto. Una cosa pazzesca, menzione d'onore per la braciola che faceva paura. Ovviamente immancabile scarpetta col cuzzitiello di pane. E ordiniamo il conto che ci arriva a tavola con un simpatico omaggio che loro fanno a tutti i clienti, una bellissima mattonella decorata. Ordiniamo, abbiamo speso 108 euro, prezzo giusto per la qualità. E madonna come scoppio! Boh, per due persone 50 euro a testa ci sta per tutta sta roba, anzi secondo me è pure poco, secondo me è pure poco. Davide, grazie per la zappa, Valentino, 50 euro per 47 antipasti, pane, primi, secondi, tre persone in tre, allora è pochissimo, non poco, pochissimo per tre persone 100 euro, non è niente, cioè... Quello è il mio pasto del sabato sera tipico. No, a me non mi c'entra tutta quella roba. Mi piace mangiare, ma non mi c'entra tutta quella roba lì. Ma stai scherzando, ma neanche a forza. Puglia, Sicilia o Bologna? Dove si sta meglio? Lui risponde Napoli. Dalla era innamorato di Napoli.
Devo dire la verità, io sto meglio delle tre a Napoli. Lo sapevo. Dalla era innamorato di Napoli. Era bolognese, amante di Bologna, ma nel cuore Dalla ha sempre avuto Napoli. Ha sempre parlato tantissimo Napoli, Napoli. Eh sì, oh, Lucio Dalla era innamorato folle di Napoli. Cioè, voglio dire. Anche perché chi pensi l'abbia fatta la canzone "Te voglio bene assai"? L'ha fatta lui, eh? Lui mica era di Napoli, eh? Lui è bolognese. Cioè, però lui nel cuore c'aveva Napoli, amava Napoli. È una questione proprio di amore per la città, perché è una città sorprendente, ma non lo dico io, lo è veramente. Mi piace molto il sud in genere. Lui era pazzo folle per Napoli, amava Napoli alla follia. Ma ci sta, ragazzi, Napoli sicuramente è una bella città. Lui era completamente pazzo per Napoli. Cos'è? È un culo? Cos'è? Cos'è un quadrifoglio? Non sto capendo. Cos'è sta roba? È una chitarra? Ok, una chitarra un po' fatta di merda, ma e quindi non ho capito. Che imbecille! Non avevo capito fino alla fine, dicevo, dove vuole andare a parare questa roba? Che imbecille! Però è bravo! Oh, raga, è bravissimo, le fa benissimo! I got you! Piccoli voldi crescono. Ho paura che il volume sarà altissimo. Da 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 da. Che magia è, scusami. Da 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 da. Beh, però ha funzionato, devo dire, altro che bombarda questo qui, altro che piccolo Voldi, voglio dire, piccolo Navy Seal, cioè piccolo portatore di democrazia in paesi ricchi di petrolio, perché... Ma come fa a fare che? Ah, è quello che... Non zio, non mi chiedere... Non mi chiedere come faccia, penso riesca in qualche modo a creare una sorta di pressione negativa con lo stomaco, se no non riesco a immaginare come si possa fare una roba del genere, quindi... What's your name, baby? Are you single? Yeah. Oh, when you broke up? A couple days ago. Oh, shit. Knock, knock. Who's there? Not your boyfriend. Coglione, gli ha fatto sei single, sì, quando ti sei lasciato 2 giorni fa, e lui toc toc, e lei, chi è? Non il tuo ragazzo. Che coglione. Santa Boom, che bello sto gatto. Oh, gatto selvaggio. Cos'è successo? Aspetta, cos'è successo? Perché questa cosa? Perché? È pazzo sto gatto. Cosa è successo? Cosa è capitato? Perché ha fatto sto Cristo incredibile?
È vero che la risonanza è sconsigliata quando sei incinta? La ragione è sconsigliata perché la gente sembra avere un grembo o un demone. Ma cos'è sto schifo? Scusa. Le quattro fasi di sviluppo Gollum barbapapà urlo di Murk Mass Attack. Ma cos'è sto schifo? Oh mio Dio, che mostro. Beh, palesemente è finto, anche perché se hai quello schifo lì come embrione non oso immaginare fuori il Grinch quando partorisci. Questo l'avevo visto, me lo ricordo. Sì, questo l'avevo già visto, ma è un sempre verde da rivedere. Che odio. Ti vogliono far tamponare, vagli addosso, altro che fermarsi. Ben beh, uno davanti che fa così e frena apposta per farmi tamponare. Se ho un camion gli tiro una botta così forte che le faccio cambiare idea subito. Lo sfrombolo in mezzo al bosco. Intendevi lui con l'altra volta? Sì, è lui. Lui per me è veramente bravissimo. Abbasso un attimo perché il volume è assordante, bro. Sì, sì. Lui è bravissimo. Sì, lui è veramente bravo con gli effetti speciali. Fa delle cose che sono bellissime. Dove sei andato? A Natale. Cosa dici? Dove sei andato? Di già, così presto, così, già a quell'età, minchia, ha già perso la fiducia nel genere umano, è già partito, già a mignotte a 4 anni. Cosa dice? Bravo. Porco Dio! Non mi sembra... Mi sembra un filino troppo, però, signora, io capisco, cioè, mi ha preso in contropiede e mi ha fatto ridere, però, signora... Mi sembra un filino troppo, cioè, nel senso, capisco tutto, ma... Se questa è la generazione alfa, direi che l'Italia è pressoché finita, perché... Sa 4 anni, già bestemmia ne vanno a troia, voglio dire. Oh, questi sono i vostri figli, eh. Questi sono anche i vostri, eh. Sono i figli vostri della Z Generation, questi qua, eh. Quindi non è che... Non sono mica tutti di noi millennial, eh. No, no. Adesso si comincia anche a avere bambini della Z Generation, quindi... Non è che sono tutti figli di noi millennial, quindi insomma, eh. Diamo anche a Cesare quel che è di Cesare, quindi... Mamma, esco. Dove vai? A puttane. E papà lo sa. Quelli sì, perché sono dei grandi loro due. È già la che mi due. Aspetta. Ciao, ciao. Pensavo su una citazione dei soliti idioti. Grazie per il cirmatino. E il mio sarà un gentleman. Dipende come sei tu. Piu! Credo che sia venuta voglia di fare un bebè. Credo sia venuta quella voglia istintiva atavica di fare un bebè. Quindi voglio dire, grazie. Oh, thank you. Io, sì, anche Naomi è così, eh. Anche Naomi è così. Ma credo sia una caratteristica abbastanza diffusa in tutto il genere femminile, in realtà. Anche Naomi è così, tale e quale. Grazie, grazie! quello non è... Quello non è il momento di arrabbiarsi. Quello non è il momento di arrabbiarsi. Mi raccomando, tenete a mente, uomini, il sistema di difesa migliore per questa cosa qui non è arrabbiarsi, ma è prenderla per le guance e cominciare a baciarla in maniera molesta e violenta, urlando "Cazzo, quanto ti amo!" Dovete fare così, mi raccomando. Dovete fare così, più e più volte. Si calmerà. Prima si incazza, poi si calma. Prima si avrà un momento dove si incazza parecchio, poi dopo si calma. What? What?
just want some water, bro. Zio, credo che tu abbia appena preso il Santo Graal o comunque un bicchiere con qualche traccia di Gesù Cristo all'interno. Perché... Però non è male, tienilo, perché un bicchiere che converte l'acqua in vino è interessante, io te lo dico, non è affatto male, io me lo terrei, poi fai come vuoi. Sento un ronzio continuo mentre sto guidando, un fastidio alle orecchie, Fammi vedere che si tratta, il motore è tutto a posto, che tipo di rumore sei? Ma è da quando sono uscito da casa che sento rombare dentro le orecchie e ha proseguito fino qua. Qui sotto sta tutto a posto, e devi dire quanto è fastidioso. È martellante, è senza sosta. Ma tua moglie che ti parla. Ma è una suoneria di spie. Il rumore di spia lo saprei. Riconosce, è che viene proprio da dentro la macchina. Ma non è che sto ronzio lo senti pure ogni tanto a casa, oltre che la macchina? Sì. Allora ho capito. Dimmi un po' se è un rumore come questo. Pronto, amore? Guarda che stasera vado a fare una briscoletta con gli amici. Senti un po', a sto rumore, ci vuoi abituare o lo levamo da tutto? Eric, grazie per i 13 malattini, grazie mille. Puoi scendere dalla macchina, per favore. Prova un po' a guidare, amore. Vedi un po' se va bene. Va bene, grazie. Ciao. Comunque, questo è un no, questa parte la stronzata, questo è un dato di fatto. Gli uomini hanno una soglia dell'attenzione ai discorsi femminili veramente bassi. È perché sono proprio gli uomini che sono difettosi. Cioè, nel senso, anche a me, quando Nomi mi parla, dopo 30 secondi che mi parla, io la fisso. Però non capisco quello che sta dicendo, non riesco a capire quello che mi dice. Io la guardo e penso, ma l'avrò chiuso il gas? Forse ho parcheggiato male. Mannaggia, credo che dovrei tornare a giocare a Dota. Ma non ho il tempo per farlo. E ti perdi a guardarla lei. Hai capito, e tu? Ma quindi cosa ne pensi? Guarda, allora, io tendenzialmente direi di sì. Però, secondo me, dovremmo prestare più attenzione al discorso. Perché non è una cosa da prendere, una scelta da prendere così alla leggera, eh? Ma amore, ti ho chiesto solamente se volevi la pizza cena. Lo so, però non è una scelta da prendere alla leggera, perché carboidrati, farine complesse con fiore... Non mi stavi ascoltando, vero? No. Come Homer Simpson alla scimmia che batte i piatti. Esattamente, grazie amici. Danielito, grazie per i 10, bentornato tra le opere armate, Maratino, grazie mille. Hello there. Vabbè, non possiamo stare a prendere seriamente la fisica dei cartoni animati, altrimenti non ne usciremo più. What? I miei ultimi 4 onori che provano a collaborare. Matteo, grazie per l'anno, Palatino, bentornato tra le papere armate. Grazie per il risame per l'anno, Palatino. Io sono lei tantissimo. Rio! Rio! No! Vabbè, ma questo trolla! Rio! No! Ma cazzo, c'è vabbè, ma questo, ma quello prende per il culo, dai! Quello fa apposta per trollare, cioè non può essere serio, a meno che veramente, cioè, abbia il cervello di un lombrico. Alla fine di quel tunnel c'è direttamente il pentolone con il brodo già caldo. Mi è piaciuto un sacco il modo in cui sei incristata, per esempio. Oh, che scemi gli animali. Cosa... Grazie, Palatino. Gaydar Shorts Mistral, grazie per i doni. Per gli 8, Palatino, grazie mille per il risab. Bentornato tra le papere armate. Gay, definitely gay. Ah, ok, il gay radar, non stavo capendo. Straight, gay. This is incredible, straight. He's 97 straight. Out of 97. I told you guys have a gaydar. We can always tell when a dude is gay. Kind of like you can tell just by looking at a guy how big his d*** is. Oh, yeah. Kind of hoping you disagree with me on that. Gay. Straight, gay. Alex, I didn't load one yet.
Oh, yeah. A parte il fatto che queste sono le donne, no, queste sono le donne. Io non so com'è possibile, le donne hanno il gay radar. Io non so come facciano. Gli uomini non ce l'hanno sta cosa, le donne sì. Le donne capiscono, se... Naomi sa sempre quando uno è gay e quando non lo è. Camminiamo per strada, io guardiamo una coppia, oppure vediamo un ragazzo e una ragazza che camminano fianco a fianco, e io tipo gli dico, che carini che sono, e lei, lui è gay. Io, ma come fai a saperlo, scusa? Lui è gay. Come fai a saperlo, scusami? E lei, io lo so, lui è gay. Com'è possibile? Camminiamo, è gay. Ma da cosa l'hai capito, scusami? Perché io lo so e basta. Dico, va bene, lo sai e basta, ok? Non ho capito com'è possibile, però evidentemente ho... Oh. Però non è mica solo lei, un sacco di donne hanno il gay radar. E io non capisco com'è possibile. Ho capito, il mio intuito non è una risposta. Io e Brock andiamo in presenza per chiamare il gruppo emo. Suicide Squad. A parte che no, noi all'emo all'epoca, quando ero ragazzo, io all'emo ogni volta gli cantavamo dammi una lametta che mi taglio le vele. Tanto mica potevano far niente, erano emo, noi eravamo di più ed eravamo più grossi, quindi dovevano subire. Foto storiche che non hai mai visto. Barack Obama diventa il prima pene. Tupac Eminem, ok. Il primissimo McDonald's dell'87. Più MDO da giovane. Che stronzato, oh mio Dio. Ed è proprio quello il momento in cui bisogna fuggire. Fa vedere. Oh. Alla tua ragazza appena finito il ciclo e vede che fai cose molto sensuali come tagliare l'ananas. Sì, c'hanno. Le ragazze hanno quel momento in cui tipo stanno ovulando, che qualsiasi cosa fai sei sexy. Prendi un bicchiere da una mensola in alto, sei troppo arrapante. Dividi un pezzo di pane, come sei forte, amore. Parcheggi con la macchina, parcheggi il volante con una sola mano facendo così e hanno già la vagina mezza inumidita. Cioè, quando sono in ovulazione le donne sono pericolosissime, perché qualsiasi movimento o cosa fai, comunque sei sexy. Per cui... O ti devi dar da fare, non è che poi ti devi dar da fare, non è che puoi lasciarli a metà, voglio dire, che niente, cioè. Dopo sei già che ti devi dar, però mi raccomando, occhio, perché quello è anche, se non vuoi avere figli, quello è il momento peggiore, quindi mi raccomando, il tubo, reindirizzalo all'esterno prima di lanciare il missile, perché sennò è un problema, o quantomeno usa la protezione, sennò fatti in fretta a diventare più di due. Rate my transition da 1 a 10. Va bene, ok, vediamo. Bello! Molto figo. 8. Molto figo, bello, mi è piaciuto. What? L'Italia... È vero, tra l'altro, il primo prototipo di carro armato effettivamente fu progettato da Leonardo da Vinci, ma Leonardo da Vinci era un alieno. Leonardo da Vinci era un alieno! Non ho idea di come potesse un uomo essere così tanto geniale nell'epoca lì. Cioè, io non so che cervello avesse Leonardo da Vinci. Era una sorta... Sì, era una sorta di tartaruga con dei cannoni esterni per sparare. È una cosa incredibile, cioè... Era un genio, aveva progettato un elicottero, uno pseudo-elicottero. Aveva progettato uno pseudo-elicottero, una macchina volante, cioè... I commenti. Orgoglio, ma oggi facciamo pena. Beh, pena no, però sicuramente non siamo a quei livelli. Come siamo passati a essere quello della nazione che siamo oggi? Oddio. Leonardo non ha inventato il carro armato. Sì, invece sì. Non era un carro armato. Ci sta. Non era proprio un carro armato. Era più una sorta di disco con le ruote e i cannoni. Però
tecnicamente più o meno, vabbè, era un prototipo di carro armato. I primi carri armati veri e propri sono stati fatti, se non sbaglio, dalla Gran Bretagna durante la Prima Guerra Mondiale, ed erano i carri armati Mark I e Mark II, che erano quelli con i cingolati enormi e i cannoni mitragliatori ai lati che si aprivano e chiudevano. Però quello di Leonardo da Vinci effettivamente era un prototipo di carro armato. La prima reazione nucleare di Fermi, quella è stata in collaborazione, quindi sì, anche, non solo. Beh, ragazzi, è così, cioè, non è che, però, se ti chiedi il perché ci siamo ridotti così, non è che, voglio dire, cioè, l'Italia da chi è fatta, scusami? Cioè, non è che l'Italia è un'entità a sé stante, cioè, da chi è fatta l'Italia? Cioè, fatti due domande, cioè, voglio dire, scusami, non è che, abbi pazienza. Cazzo di merda! Dimettiti adesso, o ti uccido! Scusi, ma con chi ce l'ha? Con chi ce l'ha? Dimettiti! Ma con chi ce l'ha? Vattene via! Ma sono qua! Sono qua, tu! Wow! Ma chi è questo, scusa? Chi è questo? What Nigerian lore? Che cazzo sta succedendo con la radio nigeriana, cioè con la chiesa della radio nigeriana, no, con la radio nigeriana della chiesa. No, no, problem, please. Talk, please. I have a confession. I am, yes, a Christian, but I'm gay. Cosa sta succedendo? Cosa gli ha fatto una macumba in radio? Che cazzo è successo? Ha detto una confessione: sono cristiano, ma sono anche gay. Ho sentito a raggio. Un problema, please. Talk, please. I have a confession. I am, yes, a Christian, but I'm gay. Gloria la splaga. Che cazzo sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ma che succede? Ma cos'è quella roba? Do you speak English? No, I don't, sorry. My car's broken down and I wondered if you could tell me where to find a garage. Yeah, well, you know, that's wasted on me. I don't understand what you're saying. You don't speak any English at all? Not a word, no. It's one of those things where I wish I paid more attention in school, but, excuse me. Sorry, do you speak any English? English? No. What's the problem? I don't know, I can't understand it. Hi, my car's broken down and I need to find a garage. No, I'm sorry, I didn't understand that at all. All right, well, thanks. Tell you what, if you go down that way, about half a mile, there's a village. There might be somebody there that speaks English. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Deutsch, nein. Sprichst du Deutsch? Deutsch? Nun, ein oder zwei Wörter, aber ich bin nicht fließend. I'm sorry if you won't help. Yeah, sorry about that. Che strozzata. Yassin, grazie per aver giftato una sappa, Tino, grazie mille, Yassin. Scusa se non dono molto, ma sono a corto di denaro. Ma figurati, non ho un voglia problema di pagarne altri. Ma figurati, comunque Tino, sei il migliore, spero tu stia bene. Sono una patatina nel dubbio. Patatina, grazie per il cibo, patatina, grazie mille. Come, scusa? What? Ma cos'è, lo prende per il culo il gatto? Sta prendendo per il culo il gatto. Ma cos'è, lo sfotte? Lo sfotto, lo prende per il culo. Questo magari ce lo vediamo più avanti, Valentino. Sì. Daniele su TikTok, fa vedere. Dio c'è sempre fedele. Non smette un istante di volerci bene, di seguire i nostri passi, di rincorrerci quando ci allontaniamo un po'. Allora lo vedi che è un cane. Va bene. Non commenteremo eccessivamente questa cosa. Andiamo avanti. Foto che devi vedere prima di morire. Sale visto al telescopio.
sale visto al telescopio. Arcio, grazie per i 10. Martino, mentre le armate tu guardi il sale con il telescopio, vabbè, e guardi i pianeti col microscopio, immagino. Faccia di una formica sempre al telescopio. Bene, meno male che usa il telescopio. Gruppo di squali che dormono. Vabbè, sono capodogli. Dai, ma sta prendendo, ma prende per il culo, dai, una trollata. Prima foto mai scattata, sta trollando una foto del Titanic. Fine della muraglia. Dai, quello ha preso per il culo, dai. A parte che sono capodoglio, ma poi, dai, prende per il culo, sta trollando, raga, impossibile. Nessuno può essere così rincoglionito, dai, sta prendendo per il culo per forza. Quando tu e il tuo amico, dopo essere nati quasi in coma, Lollopinna, grazie per i 14, Bratino, bentornato tra le opere armate, grazie per i sub. Dopo essere nati quasi in coma etilico e le rizzate di essere ancora vivi. Gandalf! Però effettivamente i risvegli post sbronza erano abbastanza simili a questo. I risvegli post sbronza erano molto simili a questo, effettivamente, ma... Me la sai spiegare? Ma cosa? È difficile da credere, ma è vero. Immaginate di far cadere una palla da bowling dalla cima di una scogliera, mentre nello stesso momento qualcuno accanto a voi fa cadere una piuma. Pensate che sia la palla da bowling o la piuma a toccare per prima il suolo? Dipende se c'è dell'atmosfera o no. La palla da bowling, ovviamente. Ma ora immaginate di vivere in un mondo senza aria, con solo il vuoto intorno a noi. Pensate che il risultato dell'esperimento sarebbe lo stesso? Ebbene, l'esperimento è stato eseguito in questa camera a vuoto della NASA. Vedrete che se la palla da bowling cade più velocemente delle piume, non è perché è più pesante, ma solo perché le piume hanno una maggiore resistenza all'aria. Una volta tolta l'aria, ecco cosa succede. Newton ci avrebbe detto che la gravità è l'unica forza che agisce su questi oggetti. Beh, la risposta in realtà è abbastanza semplice. Il motivo è perché l'attrazione gravitazionale del pianeta funziona uguale su ogni oggetto. Se non c'è l'aria che fa attrito, il pianeta attrae la piuma e la palla con la stessa forza. Non è che l'attrazione del pianeta è più forte per la palla, ma il pianeta attrae meno forte la piuma. Il pianeta attrae gli oggetti con la stessa forza verso il suolo, e se non c'è nulla che impedisca la resistenza, cadono insieme perché la forza con cui sono attratti è uguale. Quindi la risposta più o meno è questa. Quando... Ah, questo l'abbiamo già visto, voglio rivederlo. Quando sposti il divano, il cane è cieco. Bellissimo. Drip World? Cos'è? Smash. Vai. Ma che cazzo? Smash. Oh! Allora, sei 6 gallon a month. Vabbè, zia, ma dai, ma questi sono dei maranza, è ovvio che si offendono. Sei il mio tipo? Non sei il mio tipo? Sei troppo grosso. Ah, giura. Ma come troppo grosso? Sei tu troppo grossa per me. Epico. Ha tutto trash su TikTok. What? E cosa ci fa un lupo in un'auto? Un'inversione. Che tristezza, oh mio Dio, Madonna santa, che tristezza. Che è quasi più brutta del cosa fa un cane sul balcone ringhiera. Ma perché io rido alle mie stronzate? Questa cosa non riuscirò mai a spiegarmi. This is how I can play Fortnite for so long without going to the... Ma questa cosa è geniale. Cioè, oddio, geniale. Diciamo che, insomma, potrebbe non essere... Però potrebbe esserci un po' di puzza nella stanza. Però devo ammettere che non è poi così male. Non è poi così male. Qua metti il cazzo, qui metti il buco del culo, caghi e pisci mentre stai seduto. The bathroom. I call this the Fortnite Battle Bucket. It has two holes. One for going number one and another for going number two. Beh, però potrebbe anche essere comodo, effettivamente. Poi per svuotarlo... Ah, ma per svuotarlo fai dopo, cazzo te ne frega, non c'è mica fretta. Tanto cosa ti stai a preoccupare delle incrostazioni di merda nel culo? Ma sì, dai, te le levi dopo con la cazzuola, smettila, dai. I see who you are.
You are tua madre puttana, you are. Alla vista di una vettura dorata si deve colpire ripetutamente un passante al grido di macchina gialla e muore tutti i paesi. Cos'è sta roba? Ma che cazzo? I cinesi, cos'è? Il gioco inserendo qualsiasi altro oggetto giallo come i motorini ai cinesi. Che imbecille. Sì, sì, il gioco della macchina gialla, sì, sì. Vabbè, vecchio, questo qui è vecchio, dai. Omosessuale nero. Dovrei andare a Predappio a fare un giro. Ah, cos'è la reaction di Infinito ai discorsi dei fasci? Di sinistra omosessuale nero. Qual è la peggiore? La peggiore di sinistra. Ma non me lo sa- non, guarda, non me lo sarei aspettato. Poi secondo me viene l'omosessuale e il male minore è il nero. Noi li riapriamo. Sti cazzo di forni per. Sì, sì, sì. Per chi? I negri. Ma cazzo, ma porca puttana, ma... Davide, grazie per i due palatino, bentornato per armate, ma è impossibile che ogni volta deve sempre dire quella merda di parola! Ma vaffanculo! Ma pensavo censurasse, no? È il servizio di fanpage, pensavo censurasse, vaffanculo, mamma, che cazzo! Ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! Da dove cazzo vieni, faccio da culo! Ora in poi tu sei il soldato bello negro, non ti piace questo nome? Almeno qua censurato! Brutta verme, mi fai venire voglia di vomitare! Prima non facevano pile di merda così alte! Chi cazzo ha parlato? Florido stronzo comunista Checca Compinaro che ha firmato la sua condanna a morte! Oddio, sarebbe bellissimo rivedere di nuovo tutto Kung Fu Panda, però doppiato così, sarebbe bellissimo, con Sergente Hartman sotto. Tra l'altro quello è un gran film, quello è un gran film. Chiunque non l'abbia visto lo veda, perché Full Metal Jacket è un gran film. Mario! Sì? La Diane ti ha appena invitato, tu non te ne sei accorto, come concorrente nella casa del Grande Fratello. Ti vuole lì dentro. Mi vuole lì dentro, però poi dice basta, basta, fai male. Questa era vecchia. Questa era vecchia, che quando disse sta frase tutti quanti sconvolti. Oh mio Dio! Avete sentito cosa ha detto Balotelli? Oh mio Dio, no! È inaccettabile! Me lo ricordo, me lo ricordo. Ci fu un giorno o due di scalpore, poi basta, poi... Poi è tutto finito, la gente si era già rotta le palle.